Buongiorno, ben ritrovati in questo terzo spazio con grandissimi ospiti. Grazie di essere qui con noi a ah, Ivana Di Cosmo, content creator. Grazie, Grazie al noi. nostro mitico Antonio Sornaiolo, attore, parte importantissima di Telebaria, al nostro Tiziano Tridente, Buongiorno. giornalista e insomma tutta la parte web. Insomma, ce la cura lui con Silvia Dipinto, Italo Cinque Palmi e Andrea e tanti altri colleghi. Beh, io vorrei sapere da voi, in maniera positiva, critica, ma queste tre serate vi sono piaciute o no? O no? Piaciute? Eh, Comincio io. Comincio io, Garanzeria. Scuola, Grazie. Comincio io. <ride> Bellissime, mi sono piaciute tanto. Eh, non mi aspettavo che durante la terza serata ci sarebbe stato un maggiore ascolto, e invece. Perché stanno tenendo gli ascolti. Esatto, anzi, stanno aumentando. Beh. Sarà forse il lavoro in contemporanea di TV e social, e quindi di curiosità che si crea nel sapere chissà cosa accadrà oggi, che fa aumentare, secondo me, un po' la... le aspettative. Esatto. E anche eh, poi. Beh, le... beh, allora, eh, eh, eh. È tutto un seguirsi. Antonio, no, no, cedo perché eh. sono l'ultimo. Così, no, vabbè, così vabbè. assimilo. Si sta confini. preparando. Perché secondo me. Assi non dire niente, non, non sei autorizzato a dire quello che stai per dire. Attenzione. Giù, giù il ditino eh, a silenzio. Lui è perché Ariete. hai già capito tutto. E Ariete, Ariete, sta preparando no, no, la situazione. No, a me sono piaciute tantissimo. Ecco. No, mi sono perso un minuto, come del resto si vedrà, dalla mia faccia. A dormire alle tre tutte, tutte le sere. Qualche canzone di più, qualche canzone di meno, però Sanremo si ama, come ha detto Amadeus eh, durante la serata d'esordio, e eh, io lo amo. Eh, eh, fai benissimo. Fai benissimo. Allora, io devo fare un sunto adesso, perché la verità, quella, quella Maddalena Mazzitelli che non è altro, l'ha capita, e cioè che io... Io non ho visto neanche un <ride> minuto del Festival di Saremo ma tanto. non per snobberia o per superiorità. Perché hai lavorato, Antonio, fino a tanto. No, neanche, neanche. <ride> Perché sono a dieta, quindi ceno prestissimo, poi mi metto sul divano con davanti la TV e il e, 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 un telegiornale, una notizia, mi addormo, mi addormo, <ride> <ride> quindi dovremmo chiederti cosa ti aspetti cosa dal mi aspe festival 2025, da, da, però posso dire una cosa, <ride> perché non sono assolutamente contro il festival, eh, a, a, mh, mi diverte l'idea che in tanti e in tanti lo vedano, io fin quando l'ho seguito, che diciamo avevo l'età, ho sempre, ma giuro, eh, dai tempi di Nicola Di Bari sino passando per Mietta e finendo a, a Giorgia, io ho sempre indovinato la vincitrice o il vincitore del festival. Ma e allora? Peccato eh, Ma quest'anno non l'ho visto, posso dire? Quest'anno da così. quello che sento in casa, perché le mie figlie hanno preso dal padre e dalla madre, quindi eh vedono il festival sino a tarda ora come teve, come. eccetera, eccetera io penso che quest'anno se, se la giochino Annalisa. Eh, eh, come si chiama Angelina Mango, Angelina Mango Angelina. e i ricchi e poveri i ricchi e poveri stati, e noi stati. abbiamo un bel, una bella intervista che ha fatto il nostro Andrea ai ricchi e poveri giura giuro cioè, giuro. giuro che non lo sapevo giuro se che neanche tu lo sapevi che io lo sapevo no no non lo sapevo ma giuro Perfetto. è bellissima Telebari No, È incredibile vediamo ci giochiamo a Dician <ride> Come sta andando? Bene, molto bene. Meglio di così non potrebbe andare. C'è un coreografo dietro, è tutta farina del vostro sacco. Ah, no, ognuno ha il proprio mestiere. C'è una grande coreografia. No, cosa coreografi meravigliosi, stilisti che hanno inventato tutti i nostri abiti. Fiocco chi l'ha inventato? Manuel. Stilista Baglini. La? Detto Dillo. Baglini. Sì, bravissima. Molto, molto. Paolo e Chiara sono in arrivo. Sì, certo, tra un po', abbiamo fatto le prove ieri con loro. Ci siamo divertiti. Ci siamo tanti. divertiti, sono due artiste meravigliose. E sarà un'esplosione. Sì, sicuramente. Voi lo siete. Grazie. <ride> Grazie. Beh, insomma, hai visto, hai chiamato i ricchi e i okay. poveri. Noi avevamo <ride> l'intervista del nostro Andrea Ravallese, allora... Che ne pensi di questa intervista? Eh. Penso che loro siano capaci di restare ancora sull'onda sono dei grandissimi professionisti, delle grandi voci, che si confrontano con le ragazze e i ragazzi di oggi. Che sempre da quello che sento mentre passo dalla cucina al salone dove là mi splascio per i fatti miei, ci sono un sacco di belle voci. Eh? c'è cioè, Ad esempio, quella adesso ci torniamo, quella di Angelina Mango. Che è una voce pregevolissima, sicuramente ereditata, ma poi educata. Annalisa, Anna Lisa, Anna Lisa eh che certo. è un esempio, perché oggi è tra le più seguite, contraddici contraddicimi se sbaglio, anche tu, ma ah, ah, così Annalisa. È brava, ha una grande voce laureata in fisica, cioè, non è di una che così si è improvvisata, tale sposata, cioè, questo non certo. ha un difetto. Vabbè, ma non esageriamo. Andrea, veniamo da Ce te. Allora. C'hai i difetti? Sì, fate benissimo, anche perché vorrei ringraziare Stornaiolo per essere venuto in studio ed essersi accorto finalmente che Telebari non è più solo totiettata, ma c'è molto di più. E a questo proposito Sei vorrei chiedere: so, qual è la canzone della vostra love story, tu e di Emilio? La nostra canzone con la quale ci siamo conosciuti. Innamorati. Beh, innamorati. Beh, innamorati. Dovremmo, dovremmo risalire agli anni 60. Tesoro, ed è, è un po' lunga come sto. Posso dirti che chi lo doveva andare a pensare che noi due ci sposavamo è senz'altro una delle canzoni più ardite. E Avrebbe potuto gareggiare a con Sicumera Sanremo. Saremmo andati io e Emilio. E Maddalena che avrebbe fatto, sai, le ragazze del coro, quelle, le ragazze coriste, si sì, serve perché Maddalena Mazzitelli fa tutto. Sì, Quindi no, avrebbe no, no, fatto Andre. anche la corista. No. Andrea, tu ci avresti raggiunti e avremmo avuto un grande successo. Eh. Sono asciuto, Io Andrea, vi avrei Andrea. No. quello è il mio talento. Andre quali novità? Però voglio sapere, Andre, novità? le novità sono tantissime, adesso dovrebbe arrivare Mahmood in ah. conferenza stampa ad incontrare tutti i giornalisti. Probabilmente potrò avere accesso alle prove dei duetti, ma vogliamo tutti sapere le stelle. Chi quotano come vincitore? Lì in studio avete un ospite illustre. Ciao Tiziano, noi ci sentiamo dopo perché poi continua Social Night. Ch dai, ma chi aspetti ma no perché allora, sai che Andrea fa sempre un po' il, il, mone, il monello ecco l'antipatico per questo Tiziano quando viene di dividere questo dobbiamo... in testa sì sì, sì 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 sarà il mio compito è un grande piacere Ivana vai tu dai, dai. allora come ho già detto sui miei social questo è l'anno dell'Ariete mm. e oh, infatti sì. vediamo tra i preferiti del, loro, del, 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 del Sanremo di quest'anno Angelina Mango che è un'Ariete Jolier che è Ariete Ferrella Mannone è anche piaciuta tanto anche lei, Ariete. Questo è, è l'anno della rinascita. Anch'io rin sono Sanremo È l'anno mio, qui. questo? Certo, eh, ah, che è il vostro bello. anno: è l'anno della rinascita, della ah, vittoria. Ah, finalmente, dopo è, tanto, è, tanto, tanto tempo che siamo stati sconfitti, esatto, finalmente adesso state vediamo. ottenendo sì, i risultati desiderati. Ivana, posso ma il Capricorno? scusami, ma eh, questo è anche l'anno dell'Ariete, del Capricorno, della allora, Lancia. E d'oro, infatti, è vero che. Vede, vede. mi ha anticipato. Quindi è il vostro anno, solo che per il Capricorno ci vuole un po' di più, più sì. tempo. Perché De, la rete Verso sappiamo... luglio esatto, verso quel periodo. Per me la strada è sempre in salita, non è mai in esatto. <ride> Tipica sempre. frase da Capricorno, questa bella. vedi? Il Capricorno è come. Io la adoro perché è una staccanovista della TV. Se mai esisterà l'ultima antenna, che non ci sono più, ma l'ultima antenna territoriale nel mondo. A tenerle il guidardone ci sarà lei, Maddalena <ride> Mazzitelli. Grazie. Eh, Io vorrei... Un applauso, guardate, se lo mette, altro che serve. Un applauso <ride> a Maddalena Mazzitelli. Grazie, grazie. Io a questo da punto a fare un question box perché dai. Tu, dai, tu, è quella, tu, quella iena che abbiamo, sì, come no. a cioè, oh, fatto... Questo allora. è il question box. Prendete una domanda. Ma domani ci avete truccato. Questo è il question box. Prendi tu prima. La sorte. Cosa vi è capitato? quanti ne devo prendere? No, uno puoi no. no, no. prendere due, eh? non c'è Prendo no. due, Prendete, ti no. no, non si è gratis. Prendo due prendo tato, tato. restituisco. Allora. Grazie. Vai, vai, leggi tu, iniziamo da io. te. Eh, io. Cioè. Ma queste sono domande alle <ride> quali io non potrò mai rispondere se non dietro suggerimento, perché le tre canzoni oppure da, so, le tre canzoni peggiori di Sanremo secondo te? Eh beh, eh, ma se Hai visto che io, avete truccata? Ma siccome abbiamo detto che non l'ho visto No, le tre Il genere nella, genere, storia. nella sì. storia di Sanremo. Sì. Eh. eh, eh. eh. Senti, dura la Quel, eh, eh? No, io non, non me mo perché l'età ti porta via anche sicuramente negli anni 70 eh? c'erano delle canzoni che non erano tra le migliori. Oh, figurati, anni eh, 70. Vabbè, vabbè, vabbè. Vabbè. E così, nessuno può controllare. <ride> e poi continua il titolo. Ti regalerò canzone vincente nel 2007. Io nel 2007, già facevo l'amore ogni sera senza <ride> guardare la tv. Quindi non. a poi... niente. Eh, no, no, sì. veramente sono state due domande inutili. Le avete sprecate. Ah, ti regalerò una rosa, una rosa. di Simone Cristicchi. Veramente? Uh -huh. Ma non so neanche delle sicurezza, Ivana, di vai, Ivana. Adesso. Chi è il tuo cantante preferito di sempre? Beh, il mio cantante... Bobby Solo, Bobby Solo, dillo. No, non ah, è no. lui. Il mio... puoi parlare a me? Allora, il mio cantante preferito di sempre è Tiziano Ferro. Io ah. lo, lo adoro perché lui è poesia, però secondo me c'è un cantante che è Tiziano Ferro 2.0, che è ultimo. È colui che riesce a fare poesia, però... Andrea ci sta svenendo. Andrea, Andrea, Andrea sta per sì, avere sì, una colica. Abbiamo visto un momento proprio A livello lavorativo proprio. Hai le pene vestito di nero, sì, eh? Sì, veramente sembra i funerali di Sanremo sono. Andrea, tu che no, ne pensi? Ti C'è un underwear sotto che non è da funerale, honey. Ah. Ah. Però lo vedete solo sulle pagine Instagram ah. private dove eh, dovete via pagare l'accesso, quello se la prende: che insomma è tutto orgoglioso. Tiziano, orgoglioso. Vedi, io avrei potuto rispondere tranquillamente alle due domande loro. A parte Tiziano Ferro, un gran bel nome che è anche il mio. Canzone peggiore di quest'anno: Fred De Palma. Secondo me. Quante donne hanno condotto Sanremo? La mia domanda, io non lo so. Non so. Ma Mazzitelli ha mai derici? condotto Sanremo? No, Dovrebbe, no, perché no, andrebbe no. a braccio senza bisogno no, di no, no. leggere, di, di, di gobby. Sentite, 40 faccio un po' faccio. C'è il saputello io a questo punto. Quante donne hanno condotto Sara? 18, mm. Così. No. nessuno mi può dire. Ah, abbiamo anche la risposta. <ride> abbiamo la risposta allora saranno 4. Che c'è solo grazie al nostro autore, perché io non ah, l'avrei mai fatto: allora, saputo. 4, 4, 4, 4, 4 donne sono state Loretta Goggi, Raffaella Carrà, Simona Ventura e, e, ah, e Antonella Cleri: <ride> Vabbè, Antonella Clerici, il po' Paudo 4, 4, Giuliano. Tu devi che devi. sì? Devo mandare un bacio che c'è stato ieri sera. Tra i nostri conterranei, i conterranei, vediamo. Ci baci, ci ha dato quasi. Vi mettiamo dentro, ragazzi, che questo e è E non c'è spazio, ah, Ma questo è l'altro. Questo è bellissimo. E bene, questa è la copertura Ma il bacio. Lunga. Sì. È un bacio voce? storico che c'è stato. un bacio eh? storico che c'è stato. Questo fu bellissimo. questo fu improvvisata. Stavamo fuori, a Hashkaf, questa continua finché lui non mi prende a schiaffi, io poi lo mando via anche lui malamente a schiaffi, guarda. Fantastico. Beh, questo peccato che non ce la voce, Però ieri sera c'è stato un bacio, bacio storico, di Un bacio Tra tre. Eh, mi viene San, Gio, San Giorgio, là, M. San Giorgi e Eh. No. Perfetto. Beh, allora io Perfetto. mi gioco questa. Però io gioco. Siamo stato? già in onda, siamo sì, già in onda. Scusa, scusa. Stappano la testa, la cosa più bella. Ma io Chiamare Anna Maria, dire, ma questo da dove? Si può sì, a quest sì. no, è. Un incognito, quest'ora, non c'è niente e di male. più sveglio il tuo cane. Molto più sveglio il mio cane. Allora, in realtà. La regia... Questa va in onda in replica alle 21.30. Vai in re. onda sì, no, in replica, ma noi siamo in replica su Facebook, <ride> vedi che figuracci, pure sul sito di Telebano. Ma fossero solo queste le mie figuracce. Allora, questo è un altro bacio dello scorso secolo. Invece, quello che ha colpito è stato il bacio non di passione ma un bacio di grande affetto e di eh, territorialità espresso ieri da Giuliano Sangiorgi ed Emma si certo. sono un Tiziano fai vedere come sono salutati no no di... <ride> <ride>

<ride> no, ma da lei mi devi invece... proprio neanche nessun cachet può reggere questa cosa. <ride> Giusto. Io volevo invece diciamo, farvi una, insomma, una riflessione. Ieri Edoardo Leo diciamo, ha parlato eh, di un tema molto importante: come ogni artista è clandestino nella propria arte. E, insomma, tu che ne pensi? Anche perché tu sei un artista. Boh. Uh, il ba è sull'artista non su quello che ha detto Edoardo Lea artista, io, attore, io, sei tutto presentatore io ho imparato a non lavorare vivendo <ride> e, e non a, a vivere per lavorare tutti incasinarmi la vita quindi sono molto furbo e astuto eh, sì, ognuno deve mantenere la propria clandestinità senza esagerare perché in questo lavoro, se poi non ti conosce nessuno, <ride> è un problema. Eh, è inutile farlo. Eh, sono quelle frasi fatte che però denotano un animo gentile e dunque non le commenteremo criticamente. Ma diremo che, eh, certo, se uno riesce a fare il suo regalando qualcosa a qualcun altro, è meglio che se fa solo il suo pensando a incassare, ad esempio, come John Travolta, 400.000 euro. Che io per 400.000 euro non avrei fatto solo il ballo del Quaquà, avrei fatto il ballo di San Vito, il fuoco di Sant'Antonio e tutte le altre malattie santematiche appresso, perché è una bella cifra per Aspetta un quarto d'ora. Dunque, sì, sì, è la clandestinità, tra l'altro, questo è l'anno della clandestinità per la Riete, è vero? È vero che Non proprio. proprio Ivana, tu che ne pensi? Io Capricorno. penso che l'artista fa sì che la, la gente non artista, quindi in comune, possa rivedersi attraverso l'arte che uno crea, cioè... Ad esempio Irama ha fatto questa canzone, Tu No, che parla della, della lontananza, di sentire qualcuno lontano. Magari in quel momento in cui lui ha espresso una sua emozione attraverso l'arte, tante persone si sono riviste in quella canzone ah, e hanno potuto provare hai delle detto, emozioni. è Una bellissime. cosa bellissima, il 2021... Di che segno sei? Sagittario. L'anno prossimo il 25 sarà del Sagittario. <ride> Grazie. <ride> hai detto una cosa bellissima. E <ride> tu devi, mi sa, lanciare sì, una clip lanciare. Perché lì ruotano a Sanremo tantissimi personaggi di costume e spettacolo. E Andrea ne ha incontrato uno, vediamo a celebrare la Puglia quest'oggi a Sanremo. Ci sei anche tu, eh? Sì, certo, la Puglia, la Puglia, la Puglia quella calda. Anche Sanremo dai, non si sta male, eh? Sì, no, no, Sanremo si sta benissimo. Il clima è... Non, è... non è uguale, ma molto simile. Poi questi pini, così questi... bello, bello, molto bello. Qual è la canzone che più ti piace, più non calda? No, sentite! Ah, perché. sei nel posto giusto, allora. E mi trattenete qui, ovunque, ovunque, non mi fate tornare a casa. Colpa nostra? Sì, colpa di Sanremo che mi ha travolta, però un po' più dietro le quinte mi ha travolta. Non voglio sapere dove, però io ti frego perché senza sì. averli ascoltati, ti posso chiedere chi è il più sexy. Beh, um, più sexy no è Amadeus. Sempre più sexy, sempre lui. Il naso ti convince. Eh Dani dice che il naso non va creanza. Non voglio sapere. Dani si dice che il naso va creanza. Oh, ok, Se pensavo peggio. No no, 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 no. Prossimi progetti quando ti rivedremo a casa? Eh, quando ti rivedremo a casa, a casa in Puglia? Yes. Sempre, io sono sempre a casa, torno sempre a casa, faccio su e giù, non riesco a fare a meno della Puglia, non ce e la allora, faccio. <ride> Grazie mille. Eh. Thank you. <ride> Un'intervista. Un'intervista, insomma, con, con Malena. A questo punto io andrei di nuovo da, da Andrea, Andrea, dalla sala stampa del Palafiori. Andrea, dacci le ultime novità in chiusura. Non darle solo ad Enzo Tamborra, allora, nel TB Sport o nel Tg mattina e sera, anche a, <ride> anche a noi tutte. Innanzitutto, credo di aver fatto l'intervista più elegante a Malena mai realizzata vero. nella storia del È vero, TV. ma tu sei sempre elegante. Io Zero sì, scivolone. i commenti del dietro le quinte molto meno, adesso vi ripeto che sto volando a seguire le prove quindi nel teatro dell'Arison e vi do appuntamento sui nostri canali social dove magari riuscirò a spoilerare qualcosa, c'è una nota molto piccante perché questa sera sul Suzuki Stage ci sarà Arisa e come sapete tra le conduttrici del prima festival ci sono Paola e Chiara sue acerrime nemiche di social quindi anche quello vi racconteremo sui social di Social Night e sarò presente oggi in via del tutto eccezionale anche nel TB Talk con dei super ospiti ma mai quanto super quanto i nostri. A presto. Grazie, Grazie Andrea! Andrea. <ride> Ricordiamo che Andrea, dopo diciamo, la fine di Telebari Social Night, speciale Sanremo che andrà in replica alle 21.30 a mezzanotte, sarà, eh, diciamo, sarà nel Tg di pranzo alle, alle 14.10, nel TB Sport TB alle 14.30 e in diretta, perché abbiamo deciso di cambiare il TB Talk, visto che parleremo di Sanremo alle 16. Insomma, Beh, sì. con Alessandra Bucci, Silvia Di Pini e Andrea in collegamento. Lo vedremo tutta la giornata. Assolutamente. Come Ringrazio siamo? come sempre eh, tutta la parte tecnica di Telebari, Andrea e Paolo Gentile che sono da lì eh, e i nostri super ospiti, Antonio Saranaiolo, Ivana Di Cosmo e Tiziano Tridente Grazie. Grazie, grazie, a voi. Telebari, ma grazie e qualche minuto di pubblicità e insomma ritroverete Andrea nel telegiornale. Lui, a, grazie. Domani. Grazie. a domani. A domani. A domani. A domani.